ceduto, si fa per dire, volentieri tre dei miei minuti a chi mi ha preceduto e ne rubo ancora 30 secondi per darvi notizia della costituzione di un comitato che legge, vuole leggere e ricordare la resistenza in chiave europea. Questo comitato è animato soprattutto da superstiti della resistenza a livello europeo e per noi nella città se ne è fatto promotore il professore, il carissimo Gaetano Arfè. Dunque seguirà un appello, seguiranno notizie relative alle attività del comitato. Mi è toccato più volte occuparmi delle quattro giornate di Napoli, o ricostruendo la sequenza dei fatti, oppure ripercorrendo la questione storiografica che le riguarda. Per conto mio ribadisco il giudizio per cui le quattro giornate di Napoli rappresentano un momento critico della storia contemporanea della città ed entrano, anche per questo, nel novero di quei processi, fenomeni, eventi che ne segnano profondamente la vicenda sociale, psicologica e antropologica e dunque incidono sul costituirsi dell'identità non solo storica, della comunità che in quella città vive ed abita. Mi sono altresì soffermato su pregiudizi che hanno caratterizzato gli studi di quanti si sono cimentati nella ricostruzione e nell'analisi delle giornate di settembre-ottobre del 43, come quelli che ancora di recente le hanno tacciate alla stregua di scosse telluriche, violente e occasionali, imprevedute e non controllabili. E invece le cose stanno ben diversamente. Napoli che costringe i tedeschi ad abbandonare la città nella quale stavano per entrare le truppe alleate diventa ed è città simbolo della resistenza italiana ed europea, avendo pagato un tributo di morti e di feriti che le hanno valso il conferimento della medaglia d'oro. Di fronte a tale evidenza sono risibili i tentativi di riscrittura pateticamente revisionistici, ma perdono di consistenza altresì le opinioni che insistono sull'insorgenza sismica o sulla furiosa rivolta urbana quasi fine a se stessa, o ancora che si attardano nel discettare circa la mancanza di un piano organizzativo preordinato alla lotta e perciò denunciano il prevalere della spontaneità, generosa ma inconcludente espressione di una società che si ribella senza preoccuparsi di costruire. Nelle quattro giornate vedo invece e piuttosto riannodarsi i fili dell'antifascismo napoletano e meridionale, presente e attivo tra le pieghe di una società molteplice e diversa, tra i ranghi di una intellettualità prestigiosa, come pure tra quelli di una classe operaia non distratta né assente, e non meno tra la gente comune di una città dolente e risentita, avvelenata e impaurita da un conflitto inumano e immane. In questo senso, le quattro giornate raccolgono un'eredità importante, quale quella dell'antifascismo sociale e politico, e rappresentano, a giusto e riconosciuto titolo, l'indicazione forte e decisiva di quella che avrebbe dovuto essere, e di fatto fu, la via di tutta l'Italia alla liberazione e alla libertà. Napoli e la Campania, in definitiva, come un laboratorio di straordinario senso e valore per tutto il fondamentale quinquennio 43-48. Perché in effetti ha ragione tutta quell'ampia parte di storiografia politica e di cultura democratica militante che ha individuato con precisione e senza esitazioni l'apporto meridionale alla resistenza nazionale a partire da Napoli, dalla scelta istintivamente giusta compiuta dalla città e dunque dall'esperienza locale sostanziatesi nella prima resistenza e confluita nel comune processo verso la democrazia, la Repubblica, la Costituzione.
Insomma, un punto d'arrivo le nostre quattro giornate, ma anche un punto di partenza per un poi sicuramente difficile e per più versi, a più riprese, deludente, nell'immediato e non solo, ma anche suscettibile di riproporsi nelle sue forme alte quando il caso lo richieda o la misura sia di nuovo colma. Ed è questo in definitiva ad averci spinto a parlare di segni e modalità dell'essere e del manifestarsi di una civiltà antica che nei secoli ha sperimentato rivolte di popolo senza capi e di capi senza popolo, e più di rado azioni di rivendicazione collettiva, mossa volta a volta dal bisogno di protezione o da un insopprimibile istinto di libertà. Vi leggo la motivazione della medaglia d'oro. Con un superbo slancio patriottico, Napoli sapeva ritrovare in mezzo al lutto e alle rovine la forza per cacciare dal suolo partenopeo le soldatesche germaniche, sfidandone la feroce, disumana rappresaglia. Impegnata in un'impari lotta col secolare nemico, offriva alla patria nelle quattro giornate di fine settembre 43 numerosi eletti figli. Con il suo glorioso esempio additava a tutti gli italiani la via verso la libertà, la giustizia, la salvezza della patria. E voglio concludere riprendendo alcuni spunti interpretativi, almeno quelli che mi sembrano i più importanti e che si soffermano sul nesso tra 8 settembre, Resistenza nazionale e quattro giornate, ribadendo che se è vero che l'8 settembre ha posto il problema della sopravvivenza della società italiana e con ciò ha imposto drammaticamente al singolo, già aggravato dal problema quotidiano della sopravvivenza fisica, il problema cruciale per ogni persona coerente della sua personale sopravvivenza morale, è altrettanto vero che non tutti sono riusciti a prendere una decisione da manifestare nella vita sociale. Molti si sono rinchiusi su loro stessi, altri hanno atteso l'occasione meno sfavorevole per rialzare la schiena, altri hanno ancora avuto la forza morale di prendere su di loro tutta la responsabilità della loro vita e così decidere una nuova società e un nuovo futuro. Tra questi ultimi c'è chi l'ha fatto subito, chi più lentamente, chi sotto lo shock di un evento straordinario. Ma è importante che comunque quelli che hanno scelto sono stati relativamente molti e tutti concordi. È a questo contesto di idee e di riflessioni che va dunque riportata la Resistenza, nata da una novità sconvolgente per la storia degli italiani, una decisione presa in coscienza da una parte considerevole della popolazione su problemi essenzialmente collettivi, vissuti in un momento storico di grandi sbandamenti. Ed è per questo che è giusto ancora affermare che la Resistenza italiana, come grande fenomeno storico, è essenzialmente cominciata a Napoli, con un episodio estremamente chiaro, ancorché stupefacente, così tanto da restare incompreso dalla passata storiografia della Resistenza. Insomma, le quattro giornate di Napoli, unica sconfitta popolare subita dall'esercito tedesco nel mondo, come lotta e scelta di pace, senza strategie politiche di vertici e con relativamente poche armi, lotta di liberazione dal nazismo, popolare e creativa, esperienza tipica della società civile, della gente che realizza al suo interno e dal basso una scelta morale drastica, irreversibile. Grazie.